Ben trovato Adinolfi. Buongiorno, buongiorno. Presidente del popolo della famiglia, Adinolfi. Lei è presidente del popolo della famiglia, però un po'... C'è ancora affezionato al Partito Democratico. Fondatore, no? Aspetta, fai rispondere a lui. È ancora affezionato ad Adinolfi al Partito Democratico? Avendo fatto, diciamo così, candidato alla segreteria tra i cinque fondatori e deputato del Partito Democratico, non sono indifferente a ciò che accade. Purtroppo accade uno sfacelo continuo che penso di aver individuato un po' di anni fa quando lasciai il Partito Democratico. E lo lasciai in una situazione in cui, diciamo, era più comodo rimanerci perché ero deputato eppure dell'area renziana, che allora era potentissima, sì. Ma mi era chiaro che quello che stavano facendo andava decisamente contro gli interessi popolari. Era partita una deriva antipopolare del Partito Democratico che ancora non hanno compreso. Scusi, ma da cosa, visto che lei l'ha vista da di dentro proprio nascere e crescere, da cosa si genera, diciamo così, una corrente di pensiero politica legittima, che però ovviamente devia un po' rispetto a quello che è il percorso del Partito Democratico, che comunque ha una sua origine da tutta una serie di punti di riferimento di cultura politica. Allora lei dice qui c'è una corrente renziana che a un certo punto ha proprio deviato e lei la chiama antipopolare. Perché si sceglie quella strada? C'è un motivo... Che lei sceglie capito. Quella strada perché si pensa di stare più comodi nella relazione con alcuni poteri molto forti, con le elite, come vengono chiamate, con le elite, non solo le elite, perché le elite possono essere di varia natura. La scelta lì è stata una determinata elite ed è esattamente una dimensione di elite antipopolare. Le elite possono anche fare scelte popolari. Alcide De Gasperi faceva parte di un'elite, certo, ma quella elite faceva scelte popolari, ha ricostruito l'Italia. Qui invece si sono scelte alcune relazioni particolari che hanno individuato degli interessi particolari, banche, eurocrati, Bruxelles, interessi anche culturalmente legati ad alcune lobby. Si sa che io non sono particolarmente legato alla idea che la sinistra si debba qualificare sui cosiddetti nuovi diritti civili, che sono nuovi diritti civili sventolati anche sul palco di Piazza del Popolo. È lì che ho capito che non hanno capito. Pensare che il Partito Democratico, che nacque quando lo provai a fondare con gli altri come grande partito popolare di massa che incrociava i cattolici e coloro che venivano dall'esperienza marxista, trasformandolo invece in una sorta di partito radicale di massa, questo era in realtà la lucida dimensione profetica che aveva già individuato Augusto Del Noce, che era un filosofo cattolico di qualche anno fa, dicendo che il Partito Comunista, che avesse perso la visione escatologica, diceva lui, cioè la rivoluzione, tutte le dimensioni, diciamo così, di sogno rivoluzionario del PC, si sarebbe ridotta a diventare una sorta di partito radicale con i numeri di un partito radicale di massa. E di fatto è questo. Oggi sostanzialmente... A parte per la cannabis, che ci sono tirati indietro, dice, per il resto sembra un partito radicale con percentuali più se grandi. Se fosse segretario Emma Bonino, diciamo, avessi quel partito, non ci sarebbe niente di strano, no? Nessuno valuterebbe. Ebbene, nella storia non si sarebbe mai immaginato un Pannella segretario del PC o un Pannella meno che mai segretario, certo, della DC. È vero. Sono gli eredi della DC e del PC che si sono messi insieme e hanno scelto che la loro leader ideale sarebbe Emma Bonino. È quella roba da 3%, non è roba da partito di massa. Se io penso, poi io ho tutte le valutazioni negative del mondo sul reddito di cittadinanza, ho l'idea che non siano risposte corrette all'emergenza che c'è. Noi del popolo e la famiglia proponiamo tutte altre cose, il reddito di maternità, il quoziente familiare, ma al di là di questo è credibile che una sinistra vada in piazza perché si danno i soldi ai poveri? Questo è un po' un problema. O loro lo spiegano, è vero, o se no diventa molto complicato per loro percorrere questa strada. Quello che dice Adinolfi in termini molto semplici, magari per qualcuno troppo sintetici, però non è così, non fa una piega, perché assumendo i toni dell'opposizione, come giusto che sia, del PD in piazza, a Piazza del Popolo, però lei dice attenzione, perché è quella manifestazione d'opposizione a questo governo
diventa poi automaticamente una manifestazione d'opposizione ad un sostegno che viene dato dal governo ai ceti più bassi, della nostra Oggettivamente, società. questa è una manovra, a mio avviso, sbagliata, ma che dà più pensione ai pensionati che hanno poco, più soldi ai poveri che hanno niente. La sinistra non può scegliere questo come dimensione principale della propria essere opposizione, perché verrà rimproverata di non aver fatto niente né per quei 6,5 milioni che ora aspirano al reddito di cittadinanza, né per quei milioni che avranno la pensione alzata a 780 euro, né per i pensionanti che ora, grazie all'abolizione della legge Fornero, andranno in pensione prima. Quindi per me è folle che il Partito Democratico scelga quello come terreno della propria rinascita, agitando dal palco come unica propria forma identitaria la difesa dei cosiddetti nuovi diritti civili, che sono in realtà un assalto a altri poveri, a altri ultimi, l'eutanasia per uccidere chi sta male, i sofferenti, i malati, o il diritto all'aborto, che uccide bambini non nati. Secondo me l'individuazione della dimensione del sofferente, che è sempre stata la caratteristica della sinistra, che si è schierata con i sofferenti, è oggi clamorosamente tradita dal PD, che non sa più identificare i sofferenti, Ma non sa ancora non ha più trovato una linea identificare di opposizione, insomma, il PD ci sta i ciechi. dicendo. Ripeto, o loro identificano il ceto sociale, che è Sì, ma infatti il tradizionalmente di problema loro lì. competenza, che sono gli ultimi, e capiscono chi sono i veri ultimi nella società. Oggi un papà e una mamma che hanno quattro figli sono automaticamente poveri, sono loro gli ultimi, ma loro la parola famiglia fa Ne schifo. basta anche Esiste solo la uno. famiglia arcobaleno. No, no, ma Allora. sa cosa penso? No, trovo il suo discorso interessante perché apre delle riflessioni. No, ma io credo che ci sia proprio Ma una perché io li differenza. conosco da vicino, No, io è li conosco da appunto, vicino, questi glielo. vanno in vacanza in yacht a Oh, Ibiza, e questo è il dove loro vanno in problema. vacanza i dirigenti del PD? Dove vanno in vacanza? In yacht a Ponza, questa è la Oh, verità, allora, quando è poco, il perché i titoli problema. stampati Allora, addirittura da un il milione e problema. mezzo di euro, Certo. vedi Renzi, Il insomma. problema può essere questo, allora il problema può essere questo, cioè che ha proprio, come dire, non c'è più le physique du rôle del dirigente di sinistra e quindi questi dirigenti non sono proprio più in grado di dire certe cose, non, è come se si trovassero a essere inadeguati nel pronunciare certe parole, potremmo dire questo proprio, perché non. Ragazzi, se la soluzione continua a pensare che sia avere comportamenti privati completamente staccati dal rapporto empatico con la dimensione degli ultimi, Berlinguer, diciamoci la verità, era amato dagli operai perché sembrava uno di loro, perché anche nella sua austerità fisica, voglio dire, nel suo comportamento, era uno di loro. De Gasperi era uno che il massimo del divertimento era leggersi la sera a Virgilio in latino, quello era il massimo della E sua Salvini e Di trasmissione. Maio Non fare sono uno di loro? la trasmissione con Lucio Presta, perché questo è Vabbè, il problema che Renzi non quella capisce. rientrerà nella storia, sì. Se tu ti fai la trasmissione con Lucio Presta da Virgilio Berlusconi, se tu ti fai la casa da 1,5 milioni di euro, come D'Alema si faceva la barca e i mocassini da 500 euro, questa cosa crea un enorme fallo con il mondo della sinistra, con il mondo reale del potenziale popolo No, di no, sono sinistra. i vestiti Se poi vai sul dell'imperatore, no? palco a dirgli Sì. a che quelli che gli danno i 780 euro al mese sono fascisti, e quelli non si credono più, quelli dicono: quelli almeno mi stanno dando 780 euro al mese, Mentre poi sparigliano, perché Salvini questa è la cosa. e Di Maio ce l'hanno questo rapporto empatico, anche fisico, anche d'immagine Ma con il popolo. certo, quando loro dicono Di Maio era uno che faceva lo steward allo Stadio San Sì, è Paolo vero, o faceva il questo modo vincentaro, sprezzante di il dirlo, loro sì. atteggiamento, che lo dicono dalla terrazza col cocktail in mano, è folle, è completamente da pazzi. Ora tu non puoi fare, scegli come leader, per fare la novità rispetto al governo Renzi, uno che fa il segretario ed era ministro del governo Renzi. La soluzione, pensi che prendi un altro ministro del governo Renzi, ricco, che invita a cena, pensate che geniale questi,
a cena due presidenti del consiglio sì. più un quarto partecipante, se la risolvono in 4 a cena. A cena ha fatto ma ridere. Come fai a pensare? La cena è ufficiale, ha fatto proprio ridere. Adesso a distanza di tempo fa ancora più ridere. Sì, ma è raccontata così. E quell'altro per fare quello di sinistra dice: no, io a cena porto l'operaio e lo studente. Vada bene, dopo che è saltata la cena di Calenda. Zingaretti mica ha portato in trattoria il povero operaio, il povero studente, perché è tutto un gioco di ruolo, se tu stai facendo solo un gioco di ruolo in cui Zingaretti ti porta lo studente solo in risposta a Calenda che porta Gentiloni e Renzi a casa sua, e allora è tutto finto, ma la gente lo percepisce, e sì, allora certo, puoi pure fare finta che la piazza sia piena e poi non è manco piena. Puoi pure avere i trombettai di Repubblica, del TG3. Ma Zingaretti come lo vede? Adinolfi, come lo vede Zingaretti, possibile segretario? Ma Zingaretti appartiene allo stesso percorso, purtroppo, per non hanno capito che la novità deve essere novità. Ora, Zingaretti va benissimo per fare il segretario dei DS di Fassino nel 1995. Bei tempi che c'erano Margherita e DS divisi a questo punto. Era di così. Bei tempi, DS prendevano, DS prendevano il 16%. Guardate che questa è la dimensione. Sì, sì, e la Margherita al 10%. Il PD nasce perché il DS non ce la fanno più, perdono il 16%. Oggi il PD ha la stessa percentuale dei DS di Fassino. Sì, c'è sì, stato sì. fatto tutto sto casino, 11 anni, per tornare indietro al punto di partenza. Adinolfi, la Margherita prendeva il 10, no? E mettere adesso il segretario della FIGC degli anni 90. Ma siamo fatti, Federazione Giovanile Comunista Italiana. Cioè, io non so che cavolo di idea hanno questi. O trovano un ragazzo, uno studente, un operaio, un vero leader che viene... I Salvini li vedi proprio nell'immaginario mangiarsi pane e salame. Sì. Lo vedi... con la panzetta, le vacanze a Cervia, cioè, questo va in vacanza a Milano Marittima come un qualsiasi garzone del bar, è chiaro, no? Ma è studiato, secondo è studiato no. questa cosa Veltroni di Salvini? C'è a casa a Manhattan, ragazzi, è la differenza. Veltroni c'è a casa a Manhattan, e quello c'ha lo yacht, e quello c'ha Icarus, quell'altro c'è a casa a Manhattan, quell'altro del fatto. €1,5 milioni di villa, ma che vogliono rappresentare questo? Ma poi c'hanno più voglia, ma io li capisco, no? Perché uno con tutte queste attività te lo fa fare. Dice, ma te pare hanno fame, hanno tutto, non c'hanno fame. Ti pare che io devo andare a Corviale? Dice che vado a Corviale, a Scampia, a Tor Bella Monaca. La proposta di Orfini è meravigliosa. Cosa? Sciogliamo la proposta di Orfini, sì, l'avete sì. vista? Sciogliamo sì, il PD. Poi però lo rifondiamo e non cambiamo manco il nome. Ma allora che cazzo è? E sono sempre loro. Lo compro al paese, la presa per il culo permanente. Ma come fanno? Allora, sembra una barzelletta, però no, la sintesi è questa. Vero, no, è quello che è grave. Ecco, allora, è il paragone come quando non ti funziona il computer e ti dicono spegni e riaccendi. Adinolfi, però c'è a questo punto un problema... di democrazia, perché raccontata così sembra che in Italia effettivamente non esista l'opposizione, perché Forza Italia non si sente più, è comunque ralleata della Lega, l'unica partito vero di opposizione dovrebbe essere il PD. In queste condizioni mi pare che ci sia un vulnus democratico all'interno del nostro paese. Guardate che l'Italia è un paese in cui il flusso elettorale è estremamente mobile, imparate a non giudicare la politica sull'oggi, sull'attimo. Sì, sì. Sì. Non è quello che vedete oggi, quello che sarà domani, perché se vedevamo Renzi a pochi mesi dalle europee, del precedente europeo, sembrava l'imperatore italiano, sì. E quando si andò alle europee prese il 41%. Sì. Il problema fondamentale è che gli italiani giudicano i fatti e tutti i popoli giudicano un solo fatto, se alla fine del percorso vivono meglio o peggio. È vero. L'opposizione si costruirà su questa dimensione. Coloro che sapranno rappresentare le istanze di coloro che saranno peggio dopo questa ondata populista, che secondo me è pericolosa, non voglio fare il leghista del grillino, io sono all'opposizione con il mio piccolo partito, i miei 220.000 voti cattolici, sono all'opposizione del governo populista. Alla fine... chi saprà rappresentare le vere istanze popolari
che sono quelle di chi si tira sulle maniche e lavora, non di quelli che aspettano il reddito di cittadinanza. Questo deve essere chiaro. L'errore strutturale di questa manovra è lo stesso errore che ha fatto a Matteo Renzi nel 2014, prendere una valanga di soldi e comprarsi i voti. Non si fa, le classi dirigenti che fanno così sono destinate al naufragio. Che significa prendere i soldi e comprarsi i voti? Che tu con un click trasferisci denari pubblici nelle tasche delle persone. Lo ha fatto Renzi col con gli 80 euro. Certo. Con gli 80 euro lo stanno facendo adesso con 6 milioni di persone che prenderanno i 700. Sempre in vista delle europee. Guardate, che, certo, sempre identico. Questo ti drogherà il consenso sulle elezioni europee. Ma chi pensa che non ci siano conseguenze nell'agire così, cioè nel fare trasferimento di denaro pubblico direttamente all'elettorato con un click, e ovviamente questo produce consenso nell'immediato, è ovvio, e non sa leggere le conseguenze, non capisce che in realtà ci saranno conseguenze, e ci sarà dunque chi sarà molto peggio per via di queste conseguenze, chi rappresenterà quelle istanze di chi sta molto peggio dopo, cioè che le persone che lavorano, il vastissimo ceto medio di questo paese che pagherà questa manovra, perché non incasserà, perché non è un pensionato che avrà il reddito maggiorato, non è il disoccupato del sud che prenderà i 780. Cioè di mezzo una fascia di decine di milioni di persone che lavorano, di solito padre e madre di famiglia, che non avranno niente e vedranno attorno a loro, il mio esempio, la ragazza di 22 anni che si sta per laureare, che lavora, si è fatta tutta l'estate a lavorare, sì, e non l'ha guadagnato i 780 euro al mese, sì, che dirà culturalmente, ma allora a me preferirei stare seduta sul divano aspettando la cittadinanza di Maio. Certo. Questa cosa creerà un problema. Chi saprà interpretare seriamente le istanze dei lavoratori, che sono tutt'oggi la fascia popolare più ampia di questo paese, e della famiglia, che è l'unico valore che ci è rimasto, perché alla fine è l'unico che regge, allora secondo me avrà in prospettiva il ruolo di opposizione seria a questo governo un po' farfallone e un po' troppo interessata ai propri destini politici piuttosto che al bene del paese. Grazie Maria Dinolfi, grazie del contributo, a voi. Grazie. A presto, risentirci, buon lavoro, buon lavoro.